Domenica 9 gennaio cala il sipario sul presepe di sabbia. Sentiamo l'intervista a Gio Calabretta. Domenica 9 si chiude questa nuova avventura di Gio Calabretta con il presepe qui a Roccioletta di Borgia. Tracciamo prima un bilancio di questa tua avventura. No, è un'avventura, no, non è un'avventura. Era un, diciamo, in qualche modo, io l'ho sempre definita più che avventura, una pazzia, no? Una sana pazzia di voler proporre un'opera di questa portata. E il bilancio certamente è, dal punto di vista delle gratificazioni, eccezionale, insomma, non credo che nessuno che sia entrato a visitare il presepe possa in qualche modo non uscirne contento. Abbiamo avuto apprezzamenti continui e quindi questo un po' ci ripaga anche di quello che magari non è arrivato dal punto di vista economico, ma non certamente per causa di quello che è il valore dell'opera in sé. Del presepe, quanto per un discorso, diciamo, un po' che sta colpendo un po' tutti quanti noi dal punto di vista pandemico. La pandemia ha inciso parecchio. Sono venuto a mancare alle scuole, chiedo scusa, sono venuto a mancare alle visite delle scuole, che è già una parte importante. Non tanto, sempre giusto per tornare, non tanto dal punto di vista economico. Le scuole è importante perché in qualche modo poi sono anche un veicolo promozionale dell'evento stesso. Sono ragazzi che poi rientrano a casa, che dicono siamo andati a visitare il presepe è bello, quindi è normale che poi magari spingono anche il nonno, spingono anche il genitore ad andare a vedere un'opera di questa portata. E poi c'è da tenere presente che andare a visitare un luogo dove c'è cultura non è come dire vado a mangiarmi la pizza, per cui uno magari è più propenso a pensare di spendere 4 euro per mangiarsi una margherita più che pensare di dire vado a vedere un presepe, pur non rendendosi conto di quello che poi in realtà sono i costi e il valore stesso di quello che loro stanno andando a visitare. Quindi, Più o meno, quanti sono stati i visitatori di questo presepe, Gio? no, i visitatori ancora, non, diciamo che una cifra esatta non c'è, non ce l'abbiamo, nel senso che questi ultimi giorni, sembra strano ma vero, magari nei giorni feriali si sta lavorando più di quanto abbiamo lavorato all'inizio. Quindi speriamo in ogni caso anche, visto che domani è la Befana, a tal proposito facciamo un invito, potrebbe essere un bel regalo da fare ai nipotini, ai bambini, che si divertono poi tra l'altro tantissimo. A volte portano anche, spingono come stamattina una nipotina che ha spinto il nonno a ritornare al presepe che era venuto ieri, perché anche lei lo voleva vedere. Quindi domani è la Befana, poi abbiamo ancora un weekend, sabato e domenica, per cui speriamo di migliorare. Non arriveremo certamente alle cifre dell'anno passato, di 2 anni fa, di 3 anni fa, ma questo in qualche modo lo dobbiamo mettere in conto, o quantomeno lo dobbiamo oggi mettere in conto in virtù di quello che è appunto il momento storico che stiamo passando. Questa tua avventura si ripeterà nel 2023? Si ripeterà se si incomincia a pensare e a prendere nella giusta e dovuta considerazione un lavoro di questa portata. Certamente non so poi quanto l'associazione che io vado a presiedere è disposto o è nelle condizioni economiche di andare a sostenere un impegno economico così rilevante. Quest'anno ne usciremo sicuramente in perdita. Ce ne facciamo la ragione, però rimane sempre la soddisfazione di aver fatto qualcosa che in cuor nostro sappiamo che merita e le risposte dei visitatori sono su questa linea, insomma. L'istituzione regionale e provinciale? No, vabbè, la provincia non credo che abbia soldi per nessuna tipo di manifestazione. La regione ha ritenuto
ha finanziato quest'anno altre manifestazioni. Speriamo di riuscire ad avere la capacità noi di far capire il valore stesso della nostra manifestazione. Non so dire altro, insomma, alla fine. Se qualcuno riesce ad aprire gli occhi, magari si accorge che qui alle mie spalle c'è un valore artistico e culturale e promozionale anche dal punto di vista turistico, che certamente non è secondo a nessun'altra manifestazione che viene svolta nel territorio calabrese. E noi invitiamo tutti a venire fino a domenica sera, giorno 9, a vedere, a partecipare, a vedere questo bellissimo presepe. Grazie ancora a voi e grazie a chiunque riterrà di fare non questo sacrificio, ma di regalarsi questo piacere di venire a trovarci.